Dalle prime luci dell'alba, la Guardia di Finanza sta eseguendo in tutta Italia 54 fermi di soggetti coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti e procedendo a sequestro di beni per circa 8 milioni di euro. L'operazione denominata Stammer, che rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria GICO della Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinata dalla Procura della Repubblica DDA di Catanzaro, vede impiegati oltre 500 finanzieri, con l'ausilio dell'unità antiterrorismo pronto impiego, di unità cinofile e della componente aerea del corpo, per il fermo di 54 soggetti tra Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e l'esecuzione di numerose perquisizioni. I dettagli dell'importante operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la caserma Soveria Mannelli, sede del comando provinciale, dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri, e dal sostituto procuratore aggiunto, dottor Giovanni Bombardieri. Diciamo che è un'indagine completa, perché non solo abbiamo sequestrato 8 tonnellate di cocaina, quindi creando un danno di 1 miliardo e 600 milioni di euro, ma è completa perché siamo riusciti ad indagare e a fermare questa notte moltissimi degli attori protagonisti di questa produzione, coltivazione di cocaina in Colombia, fino ad arrivare alla distribuzione all'ingrosso in Italia. Prova ne è che abbiamo coinvolto questa mattina 15 procure d'Italia per la convalida di questi fermi. La 'ndrangheta gode di una assoluta fiducia nei confronti di questi paesi, in questo caso alla Colombia. I cartelli calabresi sono molto credibili in Sud America per la struttura stessa della 'ndrangheta, la sciuttezza, la durezza di questi broker che vivono stabilmente lì, il cui compito è quello di comprare cocaina al prezzo più basso, e questo ne è un esempio, cioè quello di aver sequestrato 8 tonnellate. Sono stati coinvolti 500 militari. 500 militari, è stato una due giorni importante per noi, come vi dicevo, per la presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, un fatto eccezionale, forse unico. Per due giorni noi siamo stati in più riunioni a più livelli, non solo operativi con i vertici, con il Comandante Interregionale, con il Comandante Regionale, con i colonnelli, ma anche abbiamo fatto le riunioni operative in procura con i due aggiunti e con i sostituti, dove abbiamo affinato, migliorato le nostre conoscenze e sinergie per le future indagini, e poi soprattutto ci ha caricato molto la presenza del Comandante Generale, che ci ha rassicurato e confermato nel prossimo futuro più uomini e sempre più qualificati. Sì, intanto sono stati sequestrati la Guardia di Finanza, gli accertamenti patrimoniali che sono stati svolti hanno consentito di verificare degli acquisti immobiliari, quindi particelle immobiliari che erano state acquistate da alcuni di questi soggetti coinvolti. Poi è evidente che negli investimenti sempre più si cerca di immettere i proventi del traffico illecito nel circuito legale, quindi in aziende, società, che peraltro alcune volte vengono anche utilizzate per proseguire nei traffici illeciti. Sì, è stato. I miei uomini sono ormai degli esperti, sono veramente dei professionisti. La fantasia dei trafficanti è sempre più fervida, ma la nostra voglia di contrastarli non conosce limiti. Ci fa qualche esempio? Sì, abbiamo fatto gli esempi già in conferenza, si pensava di mettere della droga in borse stagne e in natanti che poi venivano allagati e poi fatta prendere questa droga anche con sommozzatori. Il vostro racconto sembra una trama di film vero e proprio, insomma, ma qual è la realtà? La realtà supera la fiction, spesso. Grazie. Grazie.